Nuove tecnologie in arrivo per la polizia locale. La giunta comunale ha approvato l'investimento di fondi regionali per dotare il corpo dei vigili urbani di una rete radiomobile digitale a standard ETSI Tetra. 470 terminali radio saranno in grado di gestire e trasmettere contenuti multimediali per potenziare gli scambi di informazioni fra gli agenti in servizio e la centrale operativa di Via De Giaxa. Quattro postazioni a cartografia vettoriale e un dispositivo di localizzazione GPS favoriranno interventi più rapidi e più mirati sul territorio. Le comunicazioni oggi sono uno strumento essenziale e con questo progetto rinnoviamo non solo la base, quindi la centrale operativa vera e propria, ma anche la rete di comunicazione dei nostri operatori su strada, che lavoreranno in maniera molto più efficace, coordinata, controllata e con una dotazione tecnologica sicuramente all'avanguardia della terza città d'Italia. Doteremo della stessa strumentazione di comunicazione anche la protezione civile, che è l'altro baluardo della sicurezza cittadina per quanto ci riguarda, e anche alcune aree dell'amministrazione, come per esempio l'area delle risorse mare, che hanno una altrettanta ramificazione su tutto il lato costiero. Una direttiva del sindaco De Magistris dispone il rafforzamento dei controlli sul territorio nelle quattro macro aree di Piazza Garibaldi e dintorni, dell'asse Piazza Dante, Via Toledo, Piazza Plebiscito, dei Decumani e Piazza Bellini di Via Caracciolo. Particolare attenzione viene sollecitata alla vendita di merci contraffatte, all'abusivismo commerciale, allo spaccio di droga, alla vendita illegale di alcolici e all'abuso di superalcolici, ma anche a furti e scippi, alla sosta selvaggia e ai parcheggiatori abusivi. Una direttiva importante, sperimentale, che va a individuare alcune aree della città, una decina, a maggiore presenza giovanile e turistica, che devono essere presidiate stabilmente nelle ore serali e anche notturne dalla polizia locale. Poi ho inviato questa direttiva al signor prefetto e al signor questore, nel massimo ovviamente rispetto delle loro competenze, chiedendo un forte coordinamento delle forze dell'ordine, più presenza delle forze dell'ordine, più spinta verso Roma per ottenere quei mezzi e quelle risorse che mancano. Insomma, Napoli è la terza città d'Italia, una città che trae nel mezzogiorno e mantiene l'unità nazionale, che ha un trend di turisti migliore rispetto a tante altre città rinomate. Ci vuole maggiore attenzione, non siamo un fanalino di coda, quindi più attenzione da parte del governo.